Una sfilata gioiosa, quella delle scuole di ogni ordine e grado, in corteo questa mattina al Vomero a sostegno dell'inclusione. Una manifestazione in vista della giornata mondiale dell'autismo il 2 aprile. Il servizio è di Valeria Capezzuto. Chi è il tuo compagno speciale? È Giorgio, Giorgio Antonio. E Giorgio che cosa ha di speciale? È autistico. Ma per te che vuol dire? Autistico vuol dire che ha solo un modo diverso di comportarsi. In occasione della giornata mondiale per l'autismo avete fatto venire tante scuole a questo corteo colorato con questi palloncini perché sono quelli che ogni giorno sono a contatto con i ragazzi, ci sono anche commercianti, ci sono mamme. Quest'anno abbiamo deciso che erano le scuole, i compagni di classe a dover esprimere il loro pensiero rispetto all'essere quasi tutor, quasi aver adottato il proprio compagno. Chi è il tuo amico speciale? Gennaro è in classe con noi, ecco, è una ricchezza averlo comunque perché... Quanti anni ha Gennaro e quanto è te? 12, quasi. È altissimo, due metri super. Io prima pensavo che era una parola brutta per descrivere i bambini che sono diversamente da noi, ma invece con Antonio ho capito che hanno molte più emozioni, molti più sentimenti rispetto a noi. Non deve essere una fortuna per un bambino con una diversità. E avere un insegnante che lo segue, una classe che lo accoglie, dovrebbe essere così dappertutto. Ma mamma ha ragione, e sono contagioso, sono un ragazzo intelligente. Chi è che per voi non è diverso? Lorenzo, tutti autistici. Pure questo. Tutti autistici, nessuno è diverso. E ci sono diversi modi.